Caos totale all'interno dell'Aquila Calcio. Ieri l'assemblea dei soci tanto attesa per l'approvazione del bilancio è andata deserta. L'unico a presentarsi è stato l'amministratore Miani che l'aveva convocata. Una strategia per prendere tempo, quella dei soci? Fatto sta che nella sede presso lo stadio in Gran Sasso si sono ritrovati giocatori, allenatori e collaboratori infuriati per chiedere spiegazioni all'amministratore che non ha potuto far altro che prendere atto dell'assenza dei soci. In un'assemblea ritenuta invece decisiva per il futuro del club. I giocatori e mister Battistini hanno cercato telefonicamente un confronto con il patron Chiodi, che secondo quanto si è appreso non avrebbe neanche fornito rassicurazioni agli atleti e allo staff, che pretendono, giustamente, garanzie e stipendi arretrati. La squadra, del resto, ha mostrato decisamente un attaccamento di gran lunga superiore a quello mostrato dai soci fino ad ora, che disertando un appuntamento così importante, di certo non hanno lanciato un buon segnale alla città. Sicuramente l'amministrazione comunale farà una prova di forza per richiamare i soci alle loro responsabilità. Del resto, l'assessore Piccinini ieri sera si è trattenuto fino a tardi con la squadra e ha assicurato massimo impegno per cercare di arrivare fino a giugno in maniera dignitosa. Dalla società, in modo molto preoccupante, non arrivano segnali, il solito silenzio imbarazzante, fatta eccezione per l'amministratore che, visti gli scenari, potrebbe anche dimettersi.